dottor Sciacchi. Grazie, dottor Chiatti. E grazie dell'opportunità che come azienda sanitaria romana ci si offre per fare chiarezza su alcune faccende. Io rispetto alla slide terminale di quel bellissimo video, se potessi aggiungere una frase mia perché mi appartiene istituzionalmente, ci metterei anche che il bagno è rispetto delle regole. Questo perché dobbiamo subito scomparare il campo da facili tentazioni. Io non sono d'accordo su quello che lei ha detto, che la legge si interpreta. La legge si legge e possibilmente si osserva. È difficile che, è vero che oggi le leggi non si scrivono, non c'è più la cultura di scrivere le leggi come si scrivevano 50 anni fa, 60 anni fa, perché erano molto più chiare, c'erano leggi con un articolo unico, oggi è difficile trovare chiarezza completa su un provvedimento di questo. Però questa ordinanza Martini, il difetto più grosso ormai che gli si trova, perché ormai sono tantissimi anni che è uscita è stata, e viene riproposta, no? Allora, ormai il difetto più grosso che ha l'ordinanza Martini, che è diciamo il provvedimento legislativo che fa da ombrello a tutte queste manifestazioni, è che non è più vero che sia un'ordinanza contingibile e urgente, è semplicemente un riproporre una serie di norme che sono necessarie. Posso fare una domanda, scusi? Sì. Questa legge Martini quando scade? L'anno prossimo, vero? Questa legge Martini? L'ordinanza. Sì. L'ordinanza Martini ha di solito validità un anno, una volta valida per 24 mesi e poi sistematicamente prima della scadenza viene riproposta. E questo è il difetto sostanziale. Ma il difetto sostanziale però non inficia le norme che dentro l'ordinanza ci sono scritte, perché qui entro un pochino nella disamina di quelle che sono le previsioni di questa ordinanza. Intanto l'ordinanza Martini si preoccupa del benessere degli animali che sono, perché di solito queste manifestazioni che riguardano equidi, perché ci sono in gioco i cavalli, ma stanno in gioco anche altre specie animali come gli asini, per esempio. E ci sono i cavalli che sono fatti nelle zone vicino a noi, a Miele, per esempio. Allora, intanto si dice io dicevo questa ordinanza è di una polizia unica perché è dettata non per il bene degli animali, perché tutti vogliono bene agli animali, è dettata dagli animalisti che non sanno quello che fare, quindi è ipocrita come ordinanza. Sì, quindi non è vero, vanno rispettate le leggi, vanno rispettate quando sono giuste, ma non quando sono ipocrite come questa. Questa è una ordinanza ipocrita. Perché la differenza fra un cavallo puro sangue e un cavallo mezzo sangue dov'è? Voglio dire. Madonnina. La vorrei avere lì la Martini. Io rispetto in maniera religiosa le opinioni degli altri, anche le sue, però qui non è che qui parliamo della legge, noi parliamo della mia opinione che non conta assolutamente niente. Purtroppo ci dobbiamo confrontare con questa cosa se vogliamo fare le manifestazioni. Se poi le ordinanze, le leggi dello Stato non le vogliamo osservare, questa è un'altra faccenda. Io cerco di far capire qual è la ratio della norma, poi dopo ognuno chiaramente andando a casa stasera pensa quello che vuole, con tutto il rispetto mio, per carità, ci mancherebbe. Comunque, ripeto, cominciamo dal tentativo di rispettare il benessere degli animali. Allora, intanto c'è scritta una cosa, che quando si tratta di competizioni tra animali vanno le norme, quando invece si tratta soltanto di cortei storici, di rappresentazioni dove gli animali non competono, le norme non servono, questo è chiaro. Ma quando competono, gli animali che competono devono essere, intanto devono avere 24 anni, poi devono stare in perfetto stato di salute e poi deve essere garantito, e questo pure è un altro punto controverso, è stato
agli animali che competono vengano somministrate sostanze che in qualche modo falsano il risultato della competizione, ma danneggiano la salute e il benessere dell'animale che competono. Quindi, ripeto, tutti i 4 anni molto spesso viene anche condizionata la razza dell'animale, perché adesso si fa differenza, c'è cioè una notevole differenza tra animali da corsa, quindi puro sangue, e animali di mezzo sangue. Poi effettivamente oggi come oggi non è facilissimo riuscire a stabilire se è più pericoloso far correre di mezzo sangue oppure un puro sangue, però queste sono altre faccende. Dopodiché l'animale che compete deve essere in regola con le norme che la legge fissa per tutti gli altri animali, cioè deve essere correttamente identificato e deve avere una serie di attribuzioni come il codice di allevamento che viene rilasciato